Sì, vedo che ha imparato molto bene, sì. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a lei, professor Valdè. buongiorno. Come va? Va abbastanza bene, sto stando bene, se mi fa bene questa terapia, vi ringrazio molto, ringrazio anche il professore. Vi manderò Senz'altro. i soldi, ve li mando, in una busta, ve li mando in tua busta, la faccio portare fuori con la mascherina, con gli scarponi, con la piccozza, scendo giù, bardato, e la do al vostro corriere se me lo mandate. Volevo dire che il nostro studente, innamorato della professoressa Frozzi, che gli dà lezioni per via web, quindi dallo schermo, la donna dello schermo, ha passato varie fasi di quest'amore, ormai siamo all'ottavo passaggio di questa tortura. E avete capito che si tratta di un corpus di sonetti che descrivono ognuno una posizione, una figura. In questo caso la figura è catacombale. Che cosa succede? Dopo essere usciti fuori per molto tempo in questi temi attraverso la rete, che è stata prodigiosa in questo, no? Persone che imparavano a usarla, che per lavorare, che poi non volevano più tornare giustamente a lavorare, vogliono stare a casa, o altri che sono condannati a stare a casa e non vorrebbero stare a casa. Insomma, questo si vedrà. Però c'è stato un upgrade in un mese di 10 anni, cioè un impiegato Rai è diventato un genio dell'informatica, e così anche quasi tutti gli altri, i professori sono stati colti da capo e collo da queste informatizzazioni, anche la Frozzi, di cui è innamorato il nostro studente, si vede che insomma ha sofferto questa distanza perché preferiva molto chiacchierare agli studenti vivi piuttosto che a un computer. Il tema è che noi siamo entrati quindi, dentro la rete come si entra nelle catacombe, cioè questa è stata la visione, l'Hulzbekrung, perché a fronte, sempre doppia l'immagine, le strade sono vuote. Siamo a fine marzo, a metà marzo, 25 marzo. Uscendo fuori, fa la spesa nel centro di Roma, questa strada via del Corso infinita, vuota, che si vede la macchina da scrivere in fondo, l'obelisco immobile, ritto, zitto, dentro la piazza, questa piazza enorme, Piazza del Popolo, che sembra ruotare intorno all'obelisco con qualche soldato, sembra di essere a Versailles, tu sei il re. Scendevo giù, diceva ai soldati, salve ragazzi, grazie oggi, tenete, capito? Controllavano uno spazio che sembrava mio, perché non... Quindi il vuoto assoluto delle strade, con la luce della primavera che arriva, passano nuvolette a Roma, un cielo limpidissimo, nuvole bianche nel cielo, il vento c'è vento, alcune giornate di vento, tutto però vuoto, con i monumenti e l'architettura pura, insomma, che si guardano intorno e dicono, ma che ho fatto qualcosa che non c'è nessuno, come se si colpevolizzassero anche queste case bellissime, questi palazzi, no? Di un popolo che non passa più sui suoi marciapiedi. A fronte di questo vuoto dechirichiano, metafisico, dentro le porte degli appartamenti chiuse come delle sarcofagi di tombe, si aprirono le catacombe. Dalla rete, entrambe le catacombe, che sono come dei tubi, va bene, dei flussi, va bene, delle aperture che girano dalla rete, vanno nelle cantine, passano sotto i deserti, vanno sotto gli oceani, arrivano in Australia, escono fuori, no? Dentro una baracca di latta. Così sono le porte di entrata ed uscita. E dentro questi cunicoli ci trovi di tutto, ci trovi, che ti devo dire, Fusaro che parla a un piccolo gruppo di persone in una grotta, come quando i vecchi cristiani per fuggire, no? La belva che c'era fuori, si entrava dentro, c'era un'intensa vita sotterranea, Fusaro lì che parla, poi giri accanto c'è Sting che suona la chitarra, poi giri ancora. Accanto ci sono tutti quanti dentro le gabbiette, tipo uccellini, suonatori, che ognuno fa la sua canzone, sanno fa giustamente il suonatore che fa, canta, suona, si mette lì e dice tutto quello che sta gridando, no? Come dei canarini. Poi dopo, chi invece fa dei proclami, oppure c'è la zona porno, una caverna dove tutti si ingroppano perché c'è la zona del porno in rete, poi c'è quelli che pregano, no?
Poi ci sono le tombe delle vecchie cose che c'erano state prima nel cinema, nella televisione, nel teatro, con tutte le teche come le tombe, così via, le tocchi tra e escono fuori, no? Queste figure con le biblioteche abbandonate, lontanissime. E così c'è questa catacomba sotterranea, mentre fuori splende il sole della primavera entrante. Questa cosa medita lo studente nella sua prima uscita fuori, in cui vede questo nuovo mondo alla De Chirico che la città gli offre, e medita sulle catacombe. La rete come catacombe di grotte, rete di cunicoli, ci occultiamo in una doppia vita, sotterranea o celeste, è quasi lo stesso, dove tra l'altro girano altri virus, perché è termine Ah, virale. è vero. Fuori risplende la città smarrita, ma dalle case della città eterna precipitiamo nella grotta interna, oltre lo schermo, dentro un'altra vita. Ma tra la porta d'entrata e di uscita, corridoi e cunicoli e caverna, alla pallida luce di lanterna, in una catacomba infinita. Guarda, in quella caverna c'è Fusaro. Oltre la svolta sta cantando un prete. In quel fosso c'è un'orgia generale. Il termine virale, caso raro, è un termine che nasce nella rete, dentro la catacomba digitale. Questa associazione ci si ferma, va bene? Non è più che un'associazione, però è un riscontro. La parola gira tra l'epidemia, la viralità del web, e il web è a sua volta una catacomba, insomma, c'è tutta una serie di parallelismi che vengono istituiti in questa solita. Ti ringrazio anche di aver mandato le pasticche, grazie. La ringraziamo e spero che tra un po' si possa uscire. Al momento ancora siamo fermi dentro e non si può uscire.